Dopo quella obbligata in società, la Juventus si prepara ad andare incontro a un'altra piccola, grande rivoluzione. È già al lavoro in vista della prossima stagione la dirigenza bianconera e, allora, in questo senso attenzione a quello che potrebbe accadere. Tra giocatori arrivati alla fine della loro avventura in bianconero, e altri che invece potrebbero salutare a fronte di determinate offerte, infatti, Allegri potrebbe ritrovarsi ai nastri di partenza della prossima stagione con una rosa fortemente diversa rispetto a quella con cui sta lavorando quest'anno. E, allora, attenzione in particolare a chi potrebbe arrivare a vestire la maglia della Juventus. La società starebbe infatti già seguendo due nomi in particolare. Escluso col Friburgo e multato dopo il ritardo, Paul Pogba è legato alla Juventus fino al 2026. Le valutazioni della società sul suo futuro non possono prescindere dagli aspetti economici. Non solo colpi stellari davanti in caso di addio di Vlahovic. La società bianconera guarda anche altri profili per altri ruoli, e in questo senso sono pesantissime le novità raccontate dalla Gazzetta dello Sport. La Juventus è infatti pronta a rivoluzionare anche le fasce. Cuadrado è in uscita, Alexandro ha cambiato ruolo, inevitabile pensare a inserire forze fresche tra i quinti. E, in questo senso, grossa attenzione a una delle rivelazioni del nostro campionato. La dirigenza bianconera avrebbe infatti messo nel mirino Carlos Augusto, brasiliano di 24 anni e grande protagonista quest'anno con il Monza. Rendimento sempre al top e 4 gol e altrettanti assist in questa stagione. Il suo contratto scadrà nel 2024 e la Juventus potrebbe provare in estate a strapparlo alla squadra brianzola assicurandosi un futuro garantito sulla fascia sinistra. Ma quello del brasiliano non è l'unico nome. 2 anni in meno e qualche numero inferiore, 1 gol e 2 assist, ma un rendimento non per questo da sottovalutare. Tra le ottime notizie di questo campionato c'è anche Emil Holm, padrone della fascia destra dello Spezia. E proprio il calciatore svedese sarebbe allora l'altro profilo finito nel mirino della Juventus per la prossima stagione. Contratto in scadenza nel 2026 e già diverse big fortemente interessate. I bianconeri però sono volati anche all'estero per seguirlo con la nazionale e sembrano pronti a fare un tentativo concreto in estate. La rivoluzione passa anche dalle fasce e la società sembra aver già individuato i nuovi volti da regalare a Mister Allegri. Paul Pogba si vede solo alla Juventus. La posizione sul futuro in bianconero. La stagione di Paul Pogba con la maglia della Juventus è stata fin qui disastrosa. I problemi fisici non hanno lasciato pace al francese che di fatto dopo il ritorno in bianconero non è riuscito a collezionare minutaggio, se si escludono pochi illusori spezzoni di partita nell'ultimo periodo. La situazione di Pogba però non si tradurrà in un addio e, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione inglese, il calciatore sarebbe assolutamente felice di proseguire l'avventura in bianconero, cercando dunque il riscatto in un club in cui tanto bene ha fatto in passato. I 35 minuti collezionati in Serie A dicono tutto sulla stagione di Pogba. Così come i continui rinvii del ritorno tra i titolari e i ripetuti ostacoli che, quando tutto sembrava superato, hanno riportato la situazione al punto di partenza. Tutti aspetti a cui si sono unite poi le questioni disciplinari che lo hanno tenuto fuori all'andata col Friburgo, pur con tutta la volontà di Allegri di minimizzare l'accaduto e di non drammatizzarlo. Ieri sono emerse voci sull'intenzione bianconera, dare ancora fiducia al giocatore, oggi anche da parte del francese la direzione è la stessa, non si vede altrove.